invito a parlare una collega, Donatella Urso, che oggi rappresenta Trim Corporate Finance e con la quale da tempo, intanto ti puoi anche accomodare, da tempo affrontiamo i temi legati al riconoscimento e alla gestione, alla valorizzazione delle diversità, pur con sensibilità diverse. Diciamo che il mio ambito è la filosofia, il suo è la finanza, quindi ambiti molto diversi. Però ecco, quello che stiamo facendo nel contesto lavorativo è sperimentare insieme, anche talvolta con il sorriso, e questo sarà un altro aspetto che ritornerà nel corso del workshop di oggi. Donatella. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, io sono qua come rappresentante di Trim Corporate Finance, faccio le veci del dottor Lorenzo Betti, che purtroppo oggi non è riuscito ad essere qua perché ha avuto un imprevisto lavorativo, e manda i saluti a tutti quanti e ringrazio per essere qui e per la vostra partecipazione, in particolare all'Università di Firenze, le istituzioni, il presidente Gianni e i relatori dei vari panel. Un ringraziamento speciale va anche alla Casa di Risparmio di Firenze, che ha finanziato questo evento. Scusate, non mi ero preparata, non era previsto il mio intervento, quindi io leggo due parole che abbiamo scritto per l'evento di oggi. Allora, Trim è una società di consulenza specializzata in operazioni di finanza straordinaria ed è stata promotrice con l'Istituto di Erpolis e insieme all'Università l'Università Superiore Sant'Anna di Pisa della creazione di questo progetto Crossing Club, che è visto come uno spazio aperto, un think tank, come diceva prima Alessia, dove discutere e mettere a confronto punti di vista tra accademia, imprese e finanza su questioni legate appunto all'economia, alla società e all'etica. Alla base di questo progetto c'è il fatto che crediamo che ci possa essere lo sviluppo di una cultura positiva, un legame tra etica interna, ovvero i valori che pensiamo di avere, ed etica esterna, quella reale, quella che viene comunicata e poi realizzata. Vogliamo quindi dare un nostro contributo per mettere a terra questo set di valori in cui crediamo, soprattutto nel mondo delle imprese e della finanza, che sono poi quelli in cui effettivamente lavoriamo. Crediamo infatti che ci possono essere imprese più virtuose, durevoli e soprattutto sostenibili se si osservano e si rispettano anche gli altri, mettendosi poi in discussione e gestendo il quotidiano, i progetti con un'impronta più etica. Da qui nasce appunto l'idea del Crossing Club e la volontà quindi di concretizzare questi valori nei quali ci riconosciamo e che vogliamo inoltre scoprire e sviluppare giorno dopo giorno con eventi come quello di oggi. Il tema che sta sviluppando in questo anno il Crossing Club è la diversity, o meglio definibile come la capacità delle imprese di includere e di allargare i propri orizzonti mentali a favore appunto di una buona causa che è anche utile alle proprie missioni aziendali. Quello che vogliamo fare quindi è dare il nostro sostegno ad una visione che va oltre la necessità di affrontare per far fronte ad un cambiamento sociale, ma che sia anche un valore aggiunto, quindi apportare valore che abbia poi una ricaduta effettiva e positiva nel mondo appunto delle imprese e della finanza. Quindi questo è quello che vuole essere lo spirito della giornata, quindi valorizzare la diversità all'interno delle imprese in modo tale che apportino valore e come strategia per portare poi benefici nel mondo delle imprese e della finanza. Questo è un piccolo breve discorso, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata. Grazie Donatella. Quindi entriamo nel vivo del workshop e io mi ritaglio un ruolo, il ruolo di tessitrice. Pensando ieri sera come potevo presentarmi, questo è un'immagine che mi piace, quindi il mio compito sarà quello di cucire insieme, di trovare un filo di continuità tra i contributi che i relatori e le relatrici ci offriranno e condivideranno, e con l'idea e anche l'emozione di star creando insieme un qualche cosa di unico. Quello che uscirà da questa giornata sarà quello che noi riusciremo a costruire insieme. Scusandomi fin da ora anche per l'inesperienza rispetto a questo ruolo di tessitrice, però vi dico anche che dalla mia parte ho la passione rispetto a questo tema.